L'incontro nasce a San Paolo del Brasile ormai 8 anni fa, 7 anni fa, grosso modo. Ci siamo incontrati a San Paolo la prima volta che io sono andato lì a suonare con un altro musicista brasiliano straordinario che si chiama Ginga e che per me ha rappresentato l'inizio di questa mia ormai quasi totalizzante avventura tropicale. E la prima volta che siamo andati in Brasile con Ginga, il primo concerto che abbiamo fatto, mi ha presentato André, dicendomi le testuali parole: guarda, questo qui è uno di quei musicisti che sembra fatto apposta per te. E infatti dopo pochi mesi stavamo di nuovo a San Paolo a suonare insieme ed è stata la cosa più naturale e più semplice del mondo. Abbiamo unito la nostra musica, la nostra tradizione, ma allo stesso tempo abbiamo tanti riferimenti in comune. Questo ha fatto questo incontro molto interessante e molto ricco per me. In realtà noi stasera questo programma si contraddistingue da un approccio che è quello della musica da camera. È proprio un duo di clarinetto e pianoforte cameristico che ovviamente, essendo comunque così radicato nella tradizione brasiliana e quindi afroamericana, ha un enorme anche aggancio con il ritmo, no? E quindi con quel particolare tipo di swing che c'è in Brasile. Thank you.
Io pensavo quando ero ragazzino, forse anche qualcuno di voi, che vedendo il mappamondo, che quelli camminavano a testa in giù. Effettivamente no, a testa in giù non camminano, ma il mondo visto da lì è totalmente a testa in giù. E io ci avevo già più che 30 anni, di cui 20 passati a soffiare dentro sto piffero, e ho imparato lì delle banalità pazzesche che però finché stavo qua con la testa in su non avevo capito. La prima cosa testa in giù che per me è stata la rivelazione, voi direte che cazzata, è ovvio, no? È che il nostro mestiere non vale assolutamente niente se al centro di quello che facciamo non mettiamo l'emozione. Thank you.
quando registriamo questo CD Miramari, lì a casa mia, io ho scritto un paio di brani ispirato liberamente nella Umbria immaginaria, un po' come le città invisibili di Calvino. Ma davvero sono proprio appassionato di tutta Italia, ma in speciale la Umbria, perché conosco un po' meglio. Adesso stasera non lo suoniamo, ma ce n'era uno che mi sembra si intitolava Perugia Notturna, se non sbaglio. Come mai non lo suonate? Perché a Terni pare brutto. Siamo in incognito. Grazie, Gabriele, Annaggia. Lo sappiamo tutti che sei di Perugia. Però io devo dire che trovo molto più simpatica Terni che Perugia. L'ho sempre dichiarato da tutte le parti e non per questo. Tra l'altro suono più spesso qui che lì, tra l'altro. E l'altra cosa, invece, che suoniamo questa sera è un bellissimo pezzo dedicato alla famosa Fontana dei Matti di Gubbio, dove ovviamente Andrea è stato diplomato matto di Gubbio onorario.